posizione di Federdistribuzione ovviamente l'ha dichiarata in tutte le sedi, è quella di un mantenimento dell'attuale normativa. Mi sembra che il problema di dover inibire, quindi avere delle chiusure dei negozi fisici, che siano le festività piuttosto che le domeniche, sia veramente anacronistico. Crediamo che la nostra posizione si basi anzitutto sullo straordinario successo che hanno avuto le aperture domenicali nella clientela, parliamo di decine di milioni di persone. Le aperture domenicali sono un servizio che ci viene richiesto dal cliente. Sempre più consumatori sono ormai abituati a fare acquisti alla domenica e quindi ci sono milioni di consumatori che alla domenica fanno acquisti e questo è un dato oggettivo. Siamo disponibili a comprendere e a verificare se esistono soluzioni che riescano a coniugare i diritti dei lavoratori, che comunque possono essere rispettati anche attraverso un'articolazione del lavoro, ma comunque il servizio da corrispondere alle persone, alle famiglie, ai nuovi ritmi di vita. Io penso che si possa arrivare a chiudere alcune festività, ma che questa scelta sia una scelta nazionale, non demandata né alle regioni né agli enti locali. Quindi a mio avviso è corretto avere di chiusure di alcune festività, non bisogna toccare le domeniche perché sia dal lato della domanda che dell'offerta tutti vogliono la domenica. Se chiudessimo 52 domeniche, la prima quantificazione immediata, arrotondando un attimo, possiamo dire che le ore lavorate diminuirebbero del 15%. All'università mi hanno insegnato che ore lavorate uguale posti di lavoro, uguale full time equivalent. Quindi se si lavorano il 15% di ore in meno, le aziende avranno bisogno del 15% in meno di forza lavoro. Abbiamo recentemente sottoscritto un accordo di secondo livello con le organizzazioni sindacali CISL e UILTUX, che per esempio sul tema della domenica definisce che ci siano delle maggiorazioni del 135%. Questo significa quindi che un'ora lavorata la domenica di fatto è pagata due volte rispetto ad un'ora lavorata durante la settimana. Certamente ha avuto un impatto positivo sui consumi, certamente ha avuto un impatto positivo sull'occupazione. Va da sé che evidentemente anche nel caso in cui le ore lavorate dovessero essere le stesse, il fatto di non lavorare la domenica e lavorare un altro giorno alla settimana, in funzione del mancato pagamento delle maggiorazioni previste o dal contratto nazionale o dai contratti di secondo livello delle diverse catene della distribuzione, implicherebbe automaticamente una riduzione delle retribuzioni. Sulle sei proposte di legge che sono state presentate è in piedi l'istruttoria da parte della decima commissione della Camera, che sta ascoltando un po' tutte le parti coinvolte, sono mi pare una quarantina di soggetti, i quali stanno portando la loro posizione, il loro contributo, dei numeri a supporto delle argomentazioni e su questo poi ci dovrà essere una sintesi da parte della politica su quelle che saranno le soluzioni. Noi pensiamo che comunque lo Stato debba trovare una sintesi per rappresentare la propria cultura, le proprie abitudini, il proprio modello di vita. Lo Stato non può penalizzare qualche formula distributiva a vantaggio di altri, quindi equilibrio e coerenza e guardare sempre cosa serve effettivamente alle famiglie.